in anticipo sul piano originario, grazie alla chiusura estiva temporanea di agosto, si concluderà la sostituzione dei binari, quindi ripartirà l'orario serale della metropolitana, che è oggi dall'8 dicembre. Il piano originario era 31 dicembre, noi abbiamo deciso di accelerare, questo è stato, diciamo, con un piccolo sacrificio di una chiusura di qualche settimana durante il mese di agosto, quando però c'erano meno utenti, proprio per poter avere la metro la sera durante le festività a dicembre. Quindi le lunghe attese sulla metro B e la metro C diventeranno un ricordo? Allora, bisogna sempre essere totalmente trasparenti. Una completa superamento dell'elettricità della linea della metropolitana richiederà ancora diversi mesi, se non qualche anno, cioè quando si completeranno tutti i nostri lavori di manutenzione e di acquisto di nuovi treni, che sono lavori ciclopici, giganteschi, che stiamo facendo nell'arco di 3-4 anni, quando avrebbero dovuto essere fatti negli ultimi 25 anni. Cioè noi stiamo facendo in 4 anni quello che in una città normale si sarebbe fatto gradualmente in 25 anni. E noi tutto insieme stiamo facendo la manutenzione dei binari, cioè la sostituzione, non la manutenzione, la sostituzione dei binari e delle traversine, vorrei, e poi tutta la parte del segnalamento, della parte elettronica, completamente rifatta, poi la manutenzione e revisione dei treni e l'acquisto dei nuovi treni per avere più treni e quindi delle frequenze maggiori. Tutto questo avverrà gradualmente, nel senso che le prime cose già si vedranno a dicembre, quando la metro riaprirà, non chiuderà più alle 9, la A. L'arrivo dei nuovi treni si scaglionerà nel corso dei prossimi anni, ma sarà, diciamo, entro la fine del nostro mandato, noi avremo completato questo lavoro e avremo finalmente non solo le nuove stazioni della metro, ma anche una frequenza di circolazione dei treni adeguata. Ma noi abbiamo preso una metropolitana che era semplicemente un oggetto che andava chiuso, che non poteva neanche. L'abbiamo messo una quantità di risorse gigantesca e ringrazio anche il governo, ci ha consentito di convogliare parecchie risorse al Giubileo, oltre a quelle precedenti che non erano state spese, come sapete, la precedente amministrazione, i famosi 400 milioni che stavano lì dal 2017, ma noi stiamo arrivando complessivamente a quanto? A un paio di miliardi, credo, di interventi, sulle metro esistenti. Cioè quando il costo praticamente di alcune stazioni di una nuova metro è quello che stiamo investendo per far riportare le nostre metropolitane a un livello di frequenza, di sicurezza, di efficienza, di non guasto e anche di qualità. E quindi questo è un lavoro gigantesco. Chiaramente i primi frutti cominceranno a vedersi già a dicembre, quindi da dicembre la metro sarà aperta la sera e piano piano andranno avanti tutti i lavori con i nuovi treni, con le revisioni che fortunatamente possiamo realizzare senza dover bloccare il servizio, anche se naturalmente fare le revisioni riduce la frequenza, perché fare una revisione di un treno sono 5 mesi, non è come la macchina si porta dal meccanico venerdì e si prende lunedì, la revisione di un treno sono 5 mesi, quindi 5 mesi vuol dire che quando sono le revisioni ci sono meno treni e quindi le frequenze non miglioreranno. Ecco, se volete che vi dico che tra 2 mesi le frequenze saranno quelle che no, non è possibile, sarà possibile quando avremo fatto tutte le revisioni, avremo comprato tutti i nuovi treni, eccetera, eccetera.